Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissime sorelle e fratelli, ancora per la terza settimana, insieme a questa domenica in cui con la Samaritana, diciamo Signore, ho sete di ritrovare la mia comunità, di abbracciare l'esperienza profonda di comunicazione della nostra fede insieme ad altri fratelli e sorelle in cammino. Ho sete di vedere la speranza per tanti ammalati, operatori sanitari che stanno donando la loro vita nel servizio di tanti lavoratori preoccupati per le condizioni del loro lavoro, del futuro, della loro famiglia e del loro posto di lavoro. Chiediamo al Signore di essere come la Samaritana, che non ha più sete, che va incontro agli altri. Allora all'inizio di questa Santa Messa insieme chiediamo il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi fratelli, di pregare per me, Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi alcuni degli anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meribe, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, Tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò
non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa, le dice Gesù. Sono io che parlo con te. Molti samaritani di quella città credettero in lui e quando giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Parola del Signore. Ecco, care sorelle e fratelli, ci avviciniamo a ciascuno di voi con questa terza domenica, con questo brano incredibilmente bello. Pensate, nell'itinerario per arrivare alla Pasqua dei catecumeni, questa era la domenica in cui davvero uno metteva in discussione i propri idoli, le proprie concupiscenze, gli attaccamenti. E allora anche noi questa domenica così strana, vissuta non nelle nostre chiese affollate, partecipate, ma attraverso il mezzo di comunicazione sociale, riconosciamo che questa è la nostra situazione. Anche noi andiamo alla sorgente del Pozzo di Giacobbe, di questa storia millenaria di salvezza che ci è stata data gratuitamente, e che ci pone in condizione di essere insieme a tanti altri uomini preoccupati per il clima, per le malattie, per le sofferenze, per il carico economico che questo avrà sulle famiglie, sui contesti di lavoro, sui posti in ospedale, sulla cura dei malati, perché questo poi è il tema vero che noi ogni giorno affrontiamo. Quanto vale una persona? Quanto è determinante la cura delle persone? Ebbene, nei momenti di difficoltà, certo, siamo riconoscenti a tutti gli operatori sanitari, ma siamo soprattutto riconoscenti a quelli che non smettono di credere che la persona è veramente la gloria del Dio vivente. E Gesù ce lo insegna con questa parabola della Samaritana. Gesù, nell'ora più calda del giorno, impossibile avvicinarsi ad una sorgente d'acqua, è impossibile muoversi, come è impossibile per noi muoverci. Gesù è sul pozzo, non sarebbe pozzo, sarebbe sorgente, avevo già indicato questa espressione, perché è la sorgente in cui ognuno di noi deve ritornare per ritrovare un po' il senso della propria vita, cioè noi ci siamo abbeverati, come dice il profeta, attraverso le nostre cisterne screpolate, e abbiamo abbandonato la fonte, la sorgente della nostra salvezza. Lo abbiamo fatto perché il ritmo dei tempi, del lavoro, degli affetti, lo determinavamo noi. Siamo sempre stati capaci, fino anche ad avere una sufficienza, no? Guardare tutte le cose come superficiali. Invece lo sguardo profondo di questi giorni è che abbiamo bisogno di abbracci, di incontri, di fedeltà nelle piccole cose,
di chi ti lascia il posto sui mezzi pubblici, di chi ti dà un passaggio, di chi ti fa la spesa, di chi ti porta le medicine, così. Quella gratuità naturale per cui generalmente anche il nostro paese viene riconosciuto nella sua generosità universale. Eppure la Samaritana non viene giudicata per la sua storia, aveva 5 mariti e quello con cui stava non era suo marito, ma dal bisogno profondo, dalla necessità vera, dammi da bere. È come dire che il Signore in questa Quaresima ci viene incontro chiedendoci qual è il senso della tua ricerca, la gioia profonda, la felicità, il senso per cui tu getti o progetti la tua vita nel consesso sociale. Cosa credi che la Chiesa ti serve? Ecco, hai solo bisogno del supermercato per alimentarti di cose spirituali in tempi di disgrazia, oppure tu hai un'appartenenza veramente totale, globale, cioè le tue viscere di fronte al tema della salvezza sentono che è un tema cruciale, indispensabile per la nostra vita. Allora i 5 mariti sono un po' come i 5 idoli. Sui monti della Samaria c'erano 5 colline, oltre a quella del Garizim, dove si adoravano gli idoli. Noi abbiamo sempre avuto nell'antichità il dio della guerra, il dio dell'amore, il dio della bellezza, il dio delle trasmissioni anche del volere degli dèi. Eppure, fra i tanti dèi che noi abbiamo, forse riscoprire che dietro a questa divinità c'è magari una persona da amare, no? Dietro l'idolatria del mangiare, no? Vedete quando si saccheggiano magari i luoghi, no? In questi tempi, i luoghi dei supermercati o dei nostri rivenditori, il bisogno di non idolatrare nemmeno il cibo, il bisogno di non idolatrare nemmeno il lavoro, il tempo, che per noi non abbiamo mai tempo, né per pregare, né per leggere, né per stare con le persone. Ma le persone che sembrano noiose, no? In questo ritmo della vita normale ci riappropriamo della nostra dignità umana. Siamo capaci di dire dammi da bere. Cioè si rivolta all'espressione, perché vedete, noi ci siamo alimentati a queste sorgenti che non erano però capaci di darci l'assoluta capacità di spegnere la nostra arsura. E abbiamo continuato sino ad esasperare le fonti, ad inaridirle. Eppure oggi il bisogno che abbiamo è un bisogno di ritrovare la certezza che il Signore ci salva, e ci salva nel contesto proprio voluto anche da queste situazioni di emergenza. Allora anch'io vi invito ad essere fedeli nelle piccole cose. Possiamo riprendere a recitare il rosario, no? Una cosa che magari releghiamo soltanto il mese di maggio, il mese di ottobre. Possiamo riprendere a leggere qualcosa che avevamo lasciato lì da tanto tempo, qualcosa che però rimetta un pochettino i nostri idoli nell'ordine giusto. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Eppure io ho amato alcune persone in maniera sconsiderata, ho avuto un attaccamento ai miei beni che non sarebbe giustificato dal fatto che comunque non mi manca nulla. Ho avuto un'idolatria per il mio lavoro, per la mia casa, per le mie idee. Ecco, in questo momento chiediamo al Signore di essere Lui la sorgente della nostra vita, e quindi motiviamoci anche ad una vita un pochettino più essenziale. Essenziale non vuol dire senza, vuol dire con ciò che ci serve ed è indispensabile. E se ci venisse il dubbio che dopo esserci abbeverati dappertutto avessimo ancora sete, forse la scoperta di questi giorni, pur tra tanto dolore, insicurezza, paura, è proprio quella di ritrovarci a chiedere al Signore, dammi da bere. Ho bisogno di abbeverarmi di te, delle tue parole,
perché ho capito che tante volte ho risposto di getto, ho avuto considerazione nei confronti dei fratelli sprezzanti, ho allontanato le persone, ho avvicinato a secondo del piacere e della mia idolatria, invece riconsiderare lo spazio che Dio vuole da me. Non mi giudica per i miei idoli, non mi trascura perché ho peccato, ma mi ama. E questa infinita vicinanza tra un uomo e una donna, che in quel periodo era impossibile, un'ora infuocata dal sole, chi conosce quelle zone geografiche sa cosa sto dicendo, ebbene, Dio ci è venuto a cercare in questo tempo assolutamente triste e preoccupante. Chissà che qualcuno si accorga di Lui e torni indietro a dire, senza aver bevuto nulla, e questa è la realtà, né Gesù né la donna bevono qualcosa, ho incontrato il Messia. E allora se ci passerà questa arsura, no, di dover consumare tutte le cose, forse ritroveremo la via per un'evangelizzazione del nostro cuore. Cioè, c'è una buona notizia, il Signore farà spegnere l'arsura del nostro cuore e ci ristorerà con l'acqua benedetta del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, lo facciamo attraverso l'intercessione dei nostri santi, di tutte le samaritane che sono alla ricerca della volontà di Dio e che magari si trovano anche in mezzo a noi. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore, per tutta la Chiesa, perché sempre più chiaramente si manifesti come luogo della riconciliazione, del servizio fraterno e del culto in spirito e verità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per i popoli e gli individui oppressi da ogni forma di violenza, perché quanti credono nella parola liberatrice di Dio li aiutino a ritrovare dignità, giustizia e pace, preghiamo. Per gli indifferenti, gli atei, senza speranza, perché trovino in noi, seguaci di Cristo, l'umile testimonianza di una fede che svela il senso dell'uomo e della vita, preghiamo. Per tutti gli ammalati, per tutti gli operatori sanitari, per gli anziani, per gli emarginati e per le persone sole, perché sentano la presenza viva e consolante del Signore, preghiamo. Accogli, Signore, tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti gli ammalati, tutte le persone che sono a loro servizio. Fa che la nostra preghiera quest'oggi arrivi direttamente al tuo cuore. Dacci da bere. Abbiamo bisogno della tua benedizione, della tua carezza per essere ancora più intrepidi in questo momento difficile
per operare per la salvezza di tutti. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione perdono, Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede. E di questa fede ebbe sete così ardente e di questa fede accese in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo così, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con il suo sposo San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Come ci ha chiesto il Vescovo, benediciamo la nostra gente con la benedizione eucaristica fuori dalla porta della Chiesa, per cercare di dare a tutti un messaggio di speranza in questo momento particolare. Per cui mi avvicinerò alla porta della Chiesa, farò proprio l'ostensione e la benedizione, proprio per dire a tutti che anche in questo momento di difficoltà il Signore è con noi ed è Lui che è l'unico Salvatore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Benvenuti al terzo incontro del Volto dell'Amore, il nostro cammino quaresimale. Voglio iniziare oggi ringraziando Riccardo, che è uno dei nostri bambini dell'oratorio, perché in questi giorni ci ha mandato un disegno bellissimo, voglio farvelo vedere. Raffigura l'arcobaleno e scrive «Andrà tutto bene», è un grande segno di speranza. Questa speranza che viene anche dai nostri bambini. Ma voglio continuare a contemplare con voi il crocifisso di San Damiano. Abbiamo detto che Gesù porta le piaghe, ma è vittorioso, è risorto. Oggi mi voglio concentrare su un dettaglio piccolissimo, che sembra quasi nascosto. Sulle braccia della croce, accanto alle mani di Gesù, sono presenti gli angeli. Questi angeli sono disposti a coppie, due a sinistra e due a destra, e sembrano parlare tra di loro.
Gli angeli, come sappiamo dalla tradizione, sono gli inviati del Signore e sono presenti lungo il racconto evangelico. In questa croce ci sembrano dire la presenza di Dio anche in quella situazione. E ci sembrano voler dire anche un'altra cosa. Ma prima di dirvela, voglio vedere con voi due dipinti successivi a questo crocifisso, dove gli angeli sono presenti e hanno un altro ruolo, quello di sostenere Gesù. Lo sostengono, lo tengono su. E sono il primo, appunto, Gesù sorretto dagli angeli del Bellini del 1460, in cui Gesù è rappresentato morente ma con l'aureola, simbolo della risurrezione, sorretto da questi due piccoli angeli in questa cornice bellissima di un paesaggio dettagliato e luminoso. È la morte che lascia spazio alla risurrezione. Pensate, questa raffigurazione di Gesù morto ma in piedi veniva chiamata l'Imago Pietatis. È l'immagine di un Gesù che esce dal sepolcro. E la seconda, del medesimo soggetto, però di Antonello da Messina. Antonello da Messina raffigura questo Gesù anatomicamente dettagliatissimo, con questi tre angeli che lo sorreggono. Oggi purtroppo il tempo e la conservazione non ci permettono di vedere i volti, ma spero condividiate con me che è veramente suggestivo. In queste due immagini gli angeli hanno ruolo di sorreggere Gesù, mentre nel crocifisso di San Damiano abbiamo detto che ci riportano al fatto che Dio è presente anche lì, nella sofferenza del suo figlio, che la morte non ha l'ultima parola, che il sacrificio di Gesù non avviene in vano. Ma prima di concludere voglio vedere con voi una preghiera che ha scritto una signora e mi ha mandato in questi giorni, accompagnata da un disegno di un nostro ragazzo, Francesco. Ci dice davvero che in questi momenti di difficoltà dobbiamo continuare a sperare. La leggo con voi. Signore, sei stato costretto a caricarti della croce e ti chiediamo perdono. Ti preghiamo di stendere su di noi le tue mani protettive per aiutarci a portare la nostra croce in questo particolare momento di sofferenza. La nostra speranza è fondata sulla certezza che il Signore ci ama. Amen. Buona domenica e alla prossima puntata.